Bonjour à tous, bienvenue dans l'émission Échec et Mat, qui revient cette semaine sur les phases finales des championnats de Corse des jeunes. A Wincibiu era nous été giantu di tutte regioni di Corsica. Fra eli 160 si sorridro in finale all'Università di Gorti, Udege e l'11 di marzo. Solo Udege e Fraeli saranno sagrati campioni di Corsica di due categorie, 5 femmine e 5 maschi. In due femmine di meno di 8 anni, a Balmaoro rimane a Cerise Castagnerol di Corsica Chess Club. Ha fatto un percorso senza sbagli. In dei maschi di meno di 8 anni è stata più stretta. Blitz di Spartera si sono svolte tra Andrea Ercoli e Pier Joseph Bonelli Maestracci. Andrea piglia l'avantaggio. Ma Pier Joseph mantiene il suo gioco aggressivo e rimbercia la situazione. In dei femmine di meno di 10 anni, Sara Piacentini ha realizzato una performance perfetta. In dei maschi era donna più stretta, ma fatta fine di un giovane uomo bacio Ilias Charlie, che ha inavanzato il suo principale rivale di Vastia, Apollo della Derriere. In dei meno di 12 anni, maschi e femmine, ci sono pulsudo maci di Spartera. In dei femmine erano tre a ugualità a Vine di Aiustra. Un piccolo torneo di blitz è stato organizzato per Spartene. Di a meno è classificata a Vastia c'è Giuliana Berfini, che parte in tromba, battendo esodo e concorrente Elora Migheli e Calypso della Derriere. Anche così s'ultima ha mantenuto il suspense, vincendo un match ridorno. Giuliana non ha capiato nulla, ha conservato il suo avanzo per assicurare il suo titolo di campione. In dei maschi, Omu si aspettava a una spassigliata per Marco-Andrea Maurizi, ma anche per il campione d'Europa, imponesi in Corsica non è mai facile. È stato costretto a spartire da un accanito di quelli, Thomas Leccia, che resiste anche in un primo blitz di Spartena. Marco-Andrea si è voluto alzare al suo più forte livello per pigliare il suo brano. In dei femmine di meno di 14 anni, Elis Tomasi, anziana campione di Francia, ha logicamente fatto la corsa in testa e compie con 5 punti 95. In dei maschi, i punti sono stati spartuti, posto che 5 giocatori non erano staccati che da un mezzo punto a fine di un torneo. Uastiaccio Loic Ratier Fontana, vincitore di un trofeo ben preparato per Inaiaccio a un mese d'ottobre scorso, conferma a sua buona forma. In dei femmine di meno di 16, c'è stato un duello 100% a Iaccino, vinto da Lu Andrea Geron davanti a Chiara Carbucci. Dei maschi di meno di 16, mica sorpresa per il doppio campione di Francia l'Ariacino Alberto Masi, che ha fatto d'ombolo. Ma anche lui è passato per Mathieu Brugiat. Qui ha avuto tempo e materiale in mano. Non si impone finalmente davanti al suo avversario acciaccato Nabil Bouslimi. Si poterà comunque Gunsula, posto che face parte di 66 qualificati per il campionato di Francia dei giovani, qui si svolgerà in Agen au mois d'avril. Voici un piège instructif dans la partie italienne. Regardons les premiers coups. E4, E5, cavalier F3, cavalier C6, fou C4 et fou en C5. Voici donc la partie italienne. Pion C2 en C3 pour les blancs, l'idée est de pousser au centre. Cavalier F6. Pion D2 en D4. Dans cette position, les noirs doivent prendre en D4 et jouer fou B4 échec au roi avec une partie très compliquée. Au lieu de cela, les noirs, après pion D2 en D4, vont faire une faute. Fou en B6. Les blancs prennent en E5. Les noirs vont maintenant faire une autre faute. Cavalier prend E4. Ce coup perd immédiatement du matériel. Dame D5, bien joué de la part des blancs. La dame attaque le cavalier et menace mat en F7. Les blancs ont un avantage décisif.